Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso Agüero! Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. L'estremo difensore la calcia lunga, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Rodri. Scatta verso il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Colpisce! Il pallone spinge! Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Tocco preciso. La palla entra in aria. Bell'intervento del portiere. Il Manchester deve affrontare molti impegni ravvicinati in questo periodo. Sì, e questo ovviamente aumenta il rischio di infortuni o affaticamenti per i giocatori. L'allenatore dovrebbe considerare il turnover. Il Manchester non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. C'è fallo! Vedremo se troveranno la porta con questa punizione. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Prova con la palla lunga. Scatta verso il pallone. Sterling. Può tentare. Il portiere si oppone. Questo errore potrebbe essergli fatale. Pallone in aria. Agüero. E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. De Bruyne sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Rodri. 30 minuti sul cronometro. Occhio, può andare. Prova a fare tutto da solo. Prova a tirare. E c'è il gol dello Spartak Mosca. Niente di più facile.
È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. De Bruyne. Arriva Guerra. Che svista! Il portiere la spedisce su. Opta per il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Sterling. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. De Bruyne. Sterling. Sterling. Ci prova. Salvatino! E ancora una volta salvato dai pali! C'è la palla lunga, in avanti. Lotta a perdere l'equilibrio. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a reperto. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Sono costretti a inseguire, ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. 1-0 e siamo nell'intervallo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Joao Cancelo. Tocco morbido. Scatta verso il pallone. Bernardo Silva. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Vediamo se può capitalizzare. Tocco prudente al portiere. Stones. Sterling è in una posizione in cui può far male alla difesa. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Filtra la palla in profondità. Vuole il lancio filtrante. Rodri. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Mendy. Palla filtrante per Sterling. E passa. Ottimo intervento. De Bruyne ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio.
solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Tegel senza compromessi. Un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia. Fernandinho. Bernardo Silva. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si libera la grande. Il portiere la calcia lontano. Siamo al 30° del secondo tempo. Sulla fascia, è libero. Se ne va. Ecco il tiro. Vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Rodri. Fernandinho riceve in ottima posizione. Palla a Bernardo Silva. Ottimo dribbling. Si libera la grande. De Bruyne. Sono andati veramente vicini al pareggio. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Avanza deciso. E perde il duello fisico con l'avversario. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Gabriel Jesus. Ed ecco il cross. Incornata! Un'occasione davvero sprecata. Stanno per vincere un'altra partita e con questa sarebbero 4 di fila, impressionante. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Riceve il passaggio. Beccato in offside da guardalinee. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Gioca una palla lunga. Solo il recupero li separa da una vittoria che pochi avevano previsto. Elegante! Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Stones. Qualche istante e sarà tutto finito. Palla a Walker. Bernardo Silva. Fernandinho. La gioca sulla destra. Scatta verso il pallone. Finisce così. Non c'è più tempo. Uno scontro combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Beh, non si può sempre dominare per goleada. Hanno ottenuto una vittoria di misura grazie alla rete nella prima parte e poi hanno dimostrato maturità mantenendo il vantaggio. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. È stato un onore, come sempre.
Eccoci, si comincia. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Koke, Fabio. Un giocatore di una duttilità incredibile che gli permette di essere schierato in qualsiasi ruolo del centrocampo. Vedremo oggi dove si disporrà, ma in ogni caso sarà decisivo. Sono d'accordo. E immagino che saranno d'accordo anche molti tifosi di questa squadra. Trippier. Correa. Ottima. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Perde, fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Correa. L'avversario ha avuto la meglio. Ecco Luis Suarez. Luis Suarez cerca di pescare il compagno col filtrante. Neymar la mette in mezzo. Bello intervento difensivo. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Saullo, qui deve tirare. Palo! Saul si rivincola e conquista la palla. La butta in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Stanno concentrando i loro attacchi sulla fascia sinistra. Hanno scoperto i limiti degli avversari in quella zona del campo. Vedremo se sapranno sfruttare gli inserimenti. La difesa deve cambiare. Ecco il tiro! E c'è il gol dello Spartak Mosca! Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Saul. Passaggio finito. Luis Suarez. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Il calcio spesso sorprende, non erano i favoriti, ma sono in vantaggio. La butta dentro. C'è il colpo di testa! Non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Trova il compagno in buona posizione. Posizione irregolare però. L'estremo difensore la calcia lunga. Trippier. C'è la palla lunga in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo.
Trippier. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Cinque giri di orologio per andare a riposo. E lì può segnare. Attenzione al tiro! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Koke. Correa. Koke. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'appoggio sulla fascia. Dentro il pallone, teso, sicuro qui il portiere che riesce a controllare. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Passaggio intercettato. Scatta verso il pallone. Tocco preciso. Ottimo disimpegno, fondamentale. Luis Suarez. Ecco un'occasione di contropiede. Sbattono ancora contro la difesa. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Mette in mezzo il traversone. C'è tiro! Tiro davvero da dimenticare. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Diego può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Passaggio filtrante per Diego. Diego! E il portiere dice di no. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Saul. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Scodella in avanti. Lancio lungo del portiere.
fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Lemar. José Jiménez. Saúl. Correa. Interessante azione sulla fascia destra. Continua ad andare, palla al piede. Prova con il tocco basso. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Si libera della palla ed evita complicazioni. ...1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Lemar. Diego Costa. Ultimi istanti prima di quella che potrebbe essere una vittoria clamorosa. Cerca lo spunto. Saúl. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la situazione, ma i loro sforzi non sono andati a segno. Si chiude qui il nostro collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Tutti siamo veramente entusiasti di trovarci qui in questa splendida cornice di pubblico per assistere a un match che speriamo ci regali ottimi ricordi. Preparativi più accurati del solito per permettere la giocabilità della gara. Stasera nulla è lasciato al caso e direi per fortuna, visto che le condizioni climatiche minacciano di creare non poche difficoltà agli spettatori e anche alle squadre in campo. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio di Dybala. Cuadrado. Ottimo dribbling. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca la fondo, palla al piede. Da lì può segnare. Occhio al tiro. Palla allontanata senza troppi complimenti. Pallone lungo in verticale. Arriva Cristiano Ronaldo. Dybala. Tocca in avanti. Vediamo se può capitalizzare. La Juventus. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Dybala con una buona possibilità. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. La Juventus arriva a questa partita dopo un risultato. Bernardeschi commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro.
controlla la palla e inizia ad accelerare. Tocca verso il centro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cuadrado. C'è il lungo pallone in avanti. Cambia gioco. Decide di sfruttare la fascia. Riceve in ottima posizione. L'appoggia sulla fascia. Ramsey. Ecco Dybala. La mette sulla sinistra. Lotta a perdere equilibrio. Calcio di punizione per la Juventus. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Tenta! Parata di Szczęsny! È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Va via di forza. Vuole il lancio filtrante. Cerca lo spunto. Pronto al tiro. E c'è il gol dello Spartak Mosca. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si riparte dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Prova il cambio di gioco. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Moses. Lungo passaggio in avanti. Chiesa. Cuadrado. C'è la palla lunga in avanti. Cristiano Ronaldo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ramsey. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. E va a colpire di testa. Fuori
di poco sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Scodella in avanti. Cambia gioco. Chiesa. Quadrado. Lungo passaggio in avanti. Chiesa raccoglie un passaggio dalle retrovie. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio, ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo il primo tempo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Spazza via senza fronzoli. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. A sinistra con il passaggio. Moses. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Prova a tagliare sul secondo palo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Passa, palla al centro, è ben posizionato e spazia via la palla, allontana il pallone, ottima pressione la sua, palla recuperata, Chiesa, si libera la grande. Moses, un solo gol a referto, fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Si appoggia al portiere. Bonucci. Quadrado, c'è la palla lunga in avanti. Alza la palla in profondità verso il compagno. Bello intervento difensivo. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Cambio di fronte. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Prova a giocarla in profondità. Attenzione, Cristiano, la toglie dalla porta. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Alessandro. Ecco che parte il cross. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari.
Pallone lungo in verticale. C'è spazio per calciare. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Due sostituzioni, rapida successione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Alessandro cerca l'uomo là davanti. Cristiano Ronaldo è l'autore del fallo. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Cristiano Ronaldo. Pallone alto nello spazio. Colpisce il pallone. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Cristiano Ronaldo. Vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Perfetta parità dunque. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti ritmi e provare a vincere? Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Murata. Può calciare! Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Cristiano Ronaldo. Scatta verso il pallone. Quadrado. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ramsey. Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. Arthur. Ramsey, prova a prolungare. Questo errore potrebbe essergli fatale. Lungo passaggio in avanti. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico.